come gioca il signor Palkia, gioca con 3 Duskull, un Duskops, 2 Dusknoir. Che cosa fanno? Il loro effetto dice Dusclops si mette KO e mette 5 segnalini danno su un Pokémon del nostro avversario, mentre Dusknoir mette 13 segnalini danno su un Pokémon del mio avversario. Come attaccante abbiamo Palkia V e Palkia V Astro. Palkia V Astro che tramite il suo potere V Astro ci permette di riprendere fino a 3 energia acqua dagli scarti e le assegniamo ai nostri Pokémon nella maniera che preferiamo. In più con 2 energie fa 60 più 30 per ogni Pokémon in panchina. Una linea 1 Froakie Greninja che serve come counter ad una serie di situazioni. Perché? Perché con un'energia fa 170, però sto cercando nel mio mazzo una carta e mettermela in mano, mentre con 3 energie dice scarta 2, questo attacco infligge 120 a 2 dei Pokémon del tuo avversario. Cioè sostanzialmente è un Greninja lucente più incazzato. Un Greninja lucente, sappiamo tutti, abilità, scarti un'energia, peschi 2, l'attacco 3 energie, ne scarti 2, infliggi 90 danni a 2 Pokémon del mio avversario. Un Ursuna EX che per ogni premio preso dal mio avversario, il suo attacco, perché uno ne ha, costa un'energia in meno, quindi è arrivato all'avversario che ha un premio, fa 2,40 sostanzialmente a gratis. Squacqua Billy durante il mio primo turno, scarto la mia mano, pesco 6, Fesandibidi, ogni volta che prendiamo un KO pesco 3, Mew che si gioca sia per il costo 0 di ritirata sia perché con l'abilità pesco ad avere fino ad avere 3 carte in mano. Per quanto riguarda gli allenatori, 4 Iono, io e mio avversario rimischiamo le carte del mazzo e peschiamo tante quante sono i nostri premi, 2 Irida, prendo un Pokémon acqua e uno strumento dal mazzo, 4 Minor Ball per i Pokémon base, Ultra Ball per prenderci quello che vogliamo, 4 Caramella Rara perché chiaramente giocando Dusknoir e Greninja c'è fondamentale, necessaria la caramella rara, 4 barelle, 3 scarpe da corsa, 2 Earth and Vessel, 1 body puffin, 1 Navy Ball, 1 counter catcher. Perché un counter catcher? Perché chiaramente avendo accesso alla linea di Duskops e Dusknoir andremo sotto di premi abbastanza semplicemente. Un prime catcher, 1 switch, 1 lost vacuum, 3 pokestop, 7 energie di tipo acqua. Chiaramente detto questo, ho usato i codici come premi dei tornei o te li sei magnati? No, io fai conto, sì, l'ultimo torneo che abbiamo fatto, cioè il primo domenica, i codici che ho mandato, no, bella, perché ne avevo tipo io ancora alcuni di quelli che ho vinto nei tornei che me li ero tenuti, e mi sa che i tuoi me ne mancavano tre tipo per dare i premi, perché io c'avevo una ventina di codici, una roba del genere, quindi sì, mi sono già stati utili in realtà. Ma infatti svolta rara pure Borgan ieri me ne ha mandati tipo un centinaio, quindi stiamo veramente questo gioca Lugia, simpatico il figlio di puttana, però teoricamente dovremmo rompergli il culo. Teoricamente, sì, pure il Borgan, infatti, ce l'ha svoltata. Ma che poi io ripeto, io potenzialmente l'avrei comprati, perché poi alla fine sostanzialmente neanche costano così tanto in realtà. Perché, cioè, tipo, magari 400 codici li trovi a una decina d'euro, cioè sono più o meno fattibili. La cosa golosa è che ho dovuto evitare sto passaggio. Anzi, grande che me l'avete svoltata, perché manco quello. Però, insomma, poi i tuoi soprattutto, fra, sono i più golosi, perché essendo 151 sono uno di quelli più cercati. L'unico dubbio è che ti conviene... Ma allora, io infatti la mattina... io ti dico, io la mattina gioco spesso e volentieri, perché c'è ancora qualcuno dei ragazzi vecchi che la mattina... la mattina gioca. Cioè, gioca, è online. Mi fa, insomma, piacere... Sta pure, insomma, a loro, diciamo così.
Poi chiaro, il discorso è che la mattina, fino a che non so, le 10 e mezza, 11, uno sta in 6, 7, 5. La sera parti sempre che sei almeno il doppio, quindi è sicuramente più conveniente. Tanto io la mattina sto a casa, non fa un cazzo, ancora per ora. Per cui è più un modo per. Poi io, tipo, ecco, stamattina. Se il mazzo worka ti fai uscire il video su YouTube, quindi insomma non è proprio tempo buttato, però sì, ormai la mattina non è che non c'è nessuno, però sicuramente conviene poco, quello assolutamente. Ma io infatti pure ieri sera avrei voluto streamare, però c'era il gioco in manutenzione, eccetera. Sì, no, no, assolutamente. No, vabbè, ma io sono onesto, cioè, tu fai conto. Allora, l'ultimo stream che abbiamo fatto è stato sabato sera, perché appunto ieri non si è potuto giocare. Lunedì, anzi, scusami. Cioè, tu con ogni sera che streami prendi una decina di follow, spettatori unici a non finire, eccetera, eccetera, chiaramente. Sei più felice, tra virgolette, di sta la sera, anche che in più persone è pure più divertente, mi verrebbe da dire. Però, mi ripeto, è un in più, è un in più. Allora, questo intanto ce lo mette al culo, perché allora io posso fare così. Posso fare così intanto. Sì. Evolvere lui. Fare. Aiono. Perfetto. Trovare Earth and Vessel, che sostanzialmente è tutto quello che ci serviva. Fai prima le scarpette. Voglio mettere l'acqua in mano. Assolutamente no. Minor Ball, che ti prendi un altro Palkia. Ah, ce l'hai tutti nei premi. E Sdrongo. E allora metti Froakie. Anzi, metti Mew. Metti Mew, dai. Fai Pokéstop. Fai scarpe da corsa. Un altro Duskull, ma non serve un altro Duskull. Fai così. Fai pure così. Doppia energia acqua. Star Portal. Fai uno, due e tre. E così faccio 180, ma ce ne frega un cazzo, perché noi facciamo Cursed Blast. Metto 13 danni davanti. Il nostro avversario prende un premio, ma io contestualmente ne faccio due. È forte Palkia, spinge. Se starta primo, ne sa. Se starta prima, ne sa. Lui fa cattura Roma. Testa. Archeops. Ah, oltre poi che a me la mattina serve anche per testare i mazzi, in realtà. Cioè, non è da sottovalutare questa cosa. Cioè, è un motivo in più per me per testare i mazzi e giocare comunque. È quello, non dico sprone in più, però. Lui mette Lumineon.
Luminous Eyes prende Torton. Che fa Torton? Non me lo ricordo. Scegli un Pokémon base nella tua discard pile. Ah, e lo sostituisce con quello avanti. Mette Lugia. Poi mette Archeops, Primal Turbo. E si va a prendere un tot di energie. Immagino che si metterà l'energia speciale per dargli, per farmi prendere un premio in meno. E invece no, ce l'avranno i premi. Mist Energy dietro. Tempest Dive, 220 danni. Mi toglie la stadio. Allora, lui prende un altro Earthen Vessel. E se io facessi così, così, Minor Ball. Earthen Vessel ancora su Minor Ball. Mi prendo le due energie che mi mancano. Io ho sia Greninja che la caramella rara. Ce l'ho Duskull, se volendo sì. Questo punto farei Pokéstop. Che paradossalmente va bene. Poi prenderei Irida, caramella rara. Volta che tu hai preso caramella rara, riprendi Greninja dagli scarti. Fai caramella rara su Froakie e metti Greninja. Metti una energia su Greninja. Poi fai boss su Archeops. Devi comunque andare a prendere Duskull. Poi fare così, e fare così. Qua ti vuoi prendere Barella. Lui mette il Brother Mincino, Primal Turbo. Mette 3 energie. Pokéstop trova una Ultra Ball, che era esattamente quella che gli serviva, peraltro. Ultra Ball. Cincino. Ti
Celestial Mask Ogerpon Professor Research. Canna da pesca. Vabbè, si rimette dei Pokémon abbastanza discutibili. Capturing Aroma, testa. Primo cliente del giorno, ma già il fatto girare i coglioni. E non partiamo benissimo allora. E a me pure purtroppo stanno a cominciare. Dimmene di lavorare. La gente vuole che lavori, mi chiama per lavorare, ma a me non mi va, io voglio la disoccupazione. Mi piace così tanto prendere i soldi senza fare un cazzo. Fino a febbraio però. Buttalo via. Ultra Ball per il Broski. Non prende niente. Energy Jet 2,60. Me coglioni, mi verrebbe da dire. Allora, io farei Barella. Mi prenderei il Brother Duskull. Poi farei Aiono. Ok, per il prossimo turno tu c'hai Perula, che è la tua svolta. Qua tu gli fai un premio. Vuoi cercare il mazzo per una carta? Assolutissimamente sì. Barella. Lui pesca 7, non ce ne frega un cazzo. Tu prendi il tuo premio. Fesa Ndipiti, che manca male. Se poi tu vai a vedere Great Ball. Grande palla. Oi Isaac, caro, buongiorno. Buongiornissimo. Vedi, sto provando il signor Palkia alla fine. Devo dire, questa è la prima partita. Carino. Molto carino. Mo mi ha detto un po' sfiga perché c'avevo un solo Palkia, l'altro nei premi. Il migliore. Il migliore non lo so. Però è interessante. Mo mi è capitato un matchup anche abbastanza del cazzo perché... perché insomma Lugia trova un po' il tempo che trova. Lui mi rifà di nuovo a Iono. Counter Catcher. Sì, è particolare il matchup con lui. Sì, soprattutto perché non sono riuscito, ripeto, a mettere subito il Pokémon che mi serviva. Uè Giso, caro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, qua il mio Psychodrum. Allora, io posso fare così. Posso pescare uno. Orsaluna. Che non è malvagio Orsaluna. Il problema è che mi serve l'Ambaradam per evolvere il Big Bro. E non l'ho trovato io però. E non ho trovato manco un'energia. Se proprio devo andare a vedere tutta la situazione per com'è. E fai così e passa. Mo ripeto, a me ha detto un po' sfiga. Avendo avuto solo un Palkia tutta la partita, sta lì nei due premi. C'ho avuto un matchup un po' del Kaiser, però ancora si può fare.
Perché se adesso io riuscissi a mettere coso Dusk Noir, in teoria stasera grandi batoste. Ah, ci siete tutti e due pronti per stasera, eh? Mi raccomando, si va subito a verificare l'iscrizione dei due brother. Registration. Isaac, check-in per primo. Un fottuto fenomeno. Giso pure. Eccolo qua. Stasera potrei portare un mazzo un po' speziato, cioè. Cosa fa questa carta? Shuffle this game. Shuffle a Pokémon, shuffle a stadio. Ah! Ma solo una, quante ne scegli? Choose one or more. Allora, potrei io la barella ce l'ho. Il problema è che non ho boss, cioè io veramente nei premi ho boss e palchi a base. Un lost boss che ho visto da un giapponese. Curioso. Hai barella e counter catcher. Hai ragione anche tu. Ma si è buggato il gioco. Sono crashato, no. Ah, ok, no, sei ricchiappato, sei ricchiappato. C'è il. C'è il. Problema è che. Problema è che io ora non posso attaccare. Ultime due carte sono Barrel e Catcher, sì. Lui fa Primal Turbo. Vabbè che lui non mi attacca adesso. Allora, in teoria. Ok. Io posso basta fare Barella. Prendere i Duskulls, mettere Duskulls, fare 50 danni su quell'Lugia lì. Lui si prende il suo premio. Counter catcher e sdrogo. Eh sì, ero convinto di avere, non so perché, Duskulls nei premi. Invece non è vero. Cioè, io ormai ai tornei non perdo perché l'avversario me lo mette in culo, perdo perché bricco. Cioè, io so solo di brick perdo. Giso, vabbè, non lasciamo perdere. Lui è il fenomeno finale, lui vince e basta. Ogni tanto brick e perde, ma se no vince e basta. Isaac pure. L'altro giorno questo si è fatto. Non c'eri tu, friends. Isaac, abbiamo fatto il primo torneo di Lega domenica, sabato. Lui in top 8, cioè in finale. Lui la prima, l'avversario non gli si è presentato. La seconda, l'avversario bricca, vince di secondo turno. La finale, l'avversario bricca, rivince di secondo turno. Un fottuto fenomeno. Un fottuto fenomeno. Il nostro primo campione. Ah, tra l'altro, non so se avete visto, ho pure inserito il sistema di
di punti progressivi, per cui adesso, per esempio, Isaac dalla vittoria del primo torneo c'ha 50 punti. La mia idea poi è di fare un torneo di Lega che abbia almeno 32 giocatori, i migliori 32. Chiaramente io, indipendentemente da come mi classifico, chiaramente partecipo in quanto gestore, perché chi ve se in cura, anche se in realtà dovrei rientrare abbastanza facilmente. Ma questo Xayter e Ursa Luna, che mazzo storto gioca il Broski? Niente, Greninja deve stare nei premi, non è più forte di lui. Mai sculato così tanto in vita mia. Ho notato. Allora. Qua, sai che fai? Così. Via. Scambio in tenere Monash in inglese con 100 gold egg della Kite. Lost Vacuum. No, non lo voglio. Volevo un'energia io. Pensate che folle che sono. Ecco, io ho chiamata. Allora. Trekking shoes. Barella. Te la coppi. Questo lo scarti, fai così. Fai così. Fai così. Fai così e ti metti pure un altro Duskull. Attacchi e ti prendi una stadio. Allora, contro il mazzo dei coglioni ho fatto il turno delle divinità nascenti, capito? Contro il mazzo dei coglioni. Poi lui che mazzo gioca per giocare sto Skyder? Mi sa Scizor, quello lì acciaio che con energia ti rompe il culo? Può essere? Può essere che ha un mazzo storto così? E a Yonon, giustamente. Allora, la mano non è malvagia. Anzi, addirittura se lui rimane così posso addirittura fare tre premi in un turno. Ok, non più. Può essere qualche Max Box strano pieno di counter. Sì, sicura. Vedo Venomoth là. No, questo te lo dico io che cos'è. Questo qua è tipo quello che giocava Nvidia. Esatto, con Snorunt, poi ci avrà Venomoth. E questo è un coso stall, come si chiama? Un figlio di puttana stall. Ma questo qua mo ti faccio subito vedere come viene annichilito, devastato, ultradistrutto. Allora, tu fai Perula e ti pigli lui per il meme e switch. Poi fai lui Stop Portal. Metti tre energie sul brother. Lo evolvi. Switch dietro, fai così. Fai e 120.
Lui mette Froslass, che peraltro si danneggia pure Orsaluna e per noi è molto goloso. Prendo un Countercatcher. Fa Countercatcher, mettendoci il signor Squawkabilly, fa Arezzu. Guarda il tuo drago e tuoi Pokémon evoluzioni e mettiteli in mano. Si è preso, immagino, Froslass e Xayah e Scizor, come immaginavo prima, infatti. Che fa 50 danni in più per ogni Pokémon che ha un'abilità. Altra caramella rara, che però a noi interessa ben poco in realtà. Io qua farei Pokéstop nel cercare una caramella rara. Mi sa che non è proprio la cosa più utile del mondo, eh. Qua io direi che possiamo anche passare il turno. Questo per puro caso c'ha resistenza lotta, sto bastardo? No, erba, perfetto. Ho un buon Hippodown, ma color change. Dice che è conveniente in giocabile o può fare Brock? No, ma guarda che color change, paradossalmente, neanche è così malvagio, fra. Tocca fare Dusknoir sui Froslass Prime. Eh sì, esatto, io pure, cioè, io addirittura volevo provare a fare anche doppio Dusknoir su quel Ursaluna, quasi quasi. Mo vediamo come gira. Ah, scusa, lui c'ha, in realtà ne manco serve perché c'ha la debolezza lotta. Io con Greninja faccio 3, gli faccio 3,40, quindi mi basta il Prime Catcher, paradossalmente. Aiono, 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 Aiono. Allora, allora, io qua voglio fare Pokéstop perché se dovessi scartare un Dusknoir oppure prenderne uno, dicevo, posso cercare di evolvere. Chiaramente questo non può avvenire. Ce l'ho un'energia negli scarti, volendo sì. Volendo sì. Prendo la fai una cosa un attimo golosa. Fai un motivate qua, dai un'energia su Greninja. Lui è arrivato ad avere 180, per cui anche con Palkia adesso è in range. Palkia fa al massimo due piotte, vero? Prende Aiono. Ti dirò, per noi va bene. Le carte di merda in mano. Oh, vedi, queste sono carte simpatiche. 2,60 al massimo. Ah, perché fa. Vabbè, l'avversario si ritira. Ma perché giustamente a me bastava mettere un'altra energia su Greninja e avrei fatto altri due premi sui due Venonat. Diciamo che il suo mazzo contro un mazzo come Palkia ne ha ben poche da dire. Ha molto ben poco da dire, però. Prendi queste magiche ricompense che sono.